Buongiorno a tutti. Oggi parleremo di criptovalute e particolarmente di privacy coin. Io sono Daniele Monteleone e sto nell'ambito delle cripto da più o meno un bel po' di anni, e blockchain developer, e da dicembre abbiamo iniziato un nuovo progetto chiamato Bitcoin Private, di cui sono, oltre che core developer, anche ambassador. Volevo sapere innanzitutto quanti di voi hanno Bitcoin? Se potete alzare la mano. Beh, diciamo una buona metà. L'altra metà invece conosce, curioso, interessa. Ok, se siete qui, quindi interessa. Ma può essere anche uno, magari è qui per fare il detrattore, dire andate via. No, poi parleremo anche di questo, perché ci sono anche, diciamo, contesti in cui il Bitcoin può essere visto in maniera un po' fastidiosa, se non pericolosa. Allora, per chi non ha dimestichezza con la tecnologia, anche per coloro che possiedono Bitcoin o anche per coloro che non ne hanno ma vogliono capire un po' meglio prima di averne cos'è la blockchain, come funziona il Bitcoin Protocol, ho preparato due o tre slide solo per fare, diciamo, una sorta di introduzione generale alle cripto. In passato c'era il database con un sistema di contabilità in cui io potevo trasferire del valore da un conto a un altro, no? Più o meno tutti conoscono questo tipo di applicazioni. Diciamo che farlo in un sistema decentralizzato è tutta un'altra storia, perché un database, come anche quello che può essere il database dei conti correnti di una banca, in qualche modo se lo gestisce una autorità, un ente, un soggetto, questo soggetto deve essere assolutamente trusted, no? Da tutti coloro che utilizzano quella tecnologia, quel servizio. Quindi in questo caso noi siamo stati abituati a fidarci della banca che gestisce il nostro conto nella maniera in cui ritiene più opportuno. Però rimane pur sempre un sistema centralizzato, un sistema che è gestito da un'autorità che può arbitrariamente, come è successo anche nel mio caso, magari sospendere quel conto, togliere i soldi, fare come preferisce. Quindi non è totalmente trustless. Diciamo, questo termine trustless, che significa senza fiducia, non significa una cosa brutta. Nel caso, diciamo, delle criptovalute e nel mondo, diciamo, della crittografia, tutto ciò che è trustless significa che è molto buono, perché non ho bisogno di fidarmi di nessun soggetto, di nessuna persona, di nessuna autorità, posso semplicemente fidarmi della tecnologia, della matematica che ci sta dietro. E questo è il principio con cui nasce il Bitcoin. Cioè, quindi il Bitcoin nasce proprio con l'intenzione di poter trasferire valore da un conto a un altro in maniera trustless e decentralizzata, cioè senza avere un unico depositario dell'informazione dei dati, ma distribuendo tutti questi dati tra quanti più soggetti è possibile. Se vogliamo un po' immaginare quale può essere la differenza fra una tecnologia trustless e una tecnologia trusted, possiamo immaginare ad esempio che magari io vado da una ragazza e le dico ti amo. Ok? Questa informazione l'ho trasferita a questa persona, lei sa che io la amo, però è una cosa che poi posso rimangiarmi quando voglio, è una cosa che tutto sommato al massimo può dire ma veramente avevi detto che mi amavi, non mi ami più, boh. Ma guarda che hai capito male, ma è vero, non l'ho detto. Quindi, diciamo, è molto debole, no, questo tipo di applicazione. Nel momento in cui però c'è un'autorità, che può essere, ecco, un prete, un sacerdote, un qualcuno in cui io dichiaro, no,
il mio amore. Allora lui dice: ok, io sono testimone di questo, un sindaco, no, quello che gli pare. Allora tu ami lei, lei ama te, diciamo, io sono testimone di questa cosa. Quindi in questo caso ci abbiamo, no, una condizione che è trusted, in cui diventa un po' più complicato rimangiarmi la parola nel caso in cui un giorno volessi negare che la transazione è avvenuta. La tecnologia blockchain si basa su un discorso in cui possiamo fare a meno dell'autorità centrale o del prete o del sindaco, nel momento in cui mi metto davanti a una platea di tutti i nodi e dico a questa persona: io ti amo. A quel punto tutti questi nodi sono testimoni di questa transazione e io non posso più negarla, perché nel momento in cui nego questa transazione, quindi cerco di spenderla con qualcun altro, quindi fare un double spending nella tecnologia Bitcoin, no, quindi dirlo a un'altra persona, tutti i nodi possono contestare e dire: no, scusa, tu hai detto che ami lei, quindi non puoi più negare di amare lei, per, no? La tecnologia Bitcoin funziona in questo modo, cioè tutti i nodi sono testimoni del ledger, delle transazioni che vengono svolte, per cui se io mando un Bitcoin a qualcuno di questa platea, tutti gli altri ne sono consapevoli, tutti gli altri nodi ne sono consapevoli. È chiaro che esiste un meccanismo in cui tutte queste transazioni che sono peer-to-peer vanno messe in un ordine sequenziale, vanno in qualche modo ordinate. Per quale motivo? Perché se poi io magari trasferisco 10 milioni di dollari a lui, no? E lui qui davanti magari ne vuole spendere mezzo perché si vuole comprare magari una macchina, allora dice: devo prima averli ricevuti, no? Quindi io nella transazione, diciamo, in un certo momento li ho ricevuti, dopodiché li posso spendere, no? Quindi, diciamo, per rendere coerente il meccanismo di contabilità, chiamiamolo, decentralizzata, esistono questi famigerati miners, questi minatori, coloro che vanno in questa miniera a estrarre l'oro. Questi miner che cosa fanno? Risolvono un problema computazionale, risolvono questo problema computazionale che richiede una capacità di calcolo estremamente complessa, mettendo tutta la capacità di calcolo del mondo, di tutti questi calcolatori, più o meno l'algoritmo si autoaggiusta affinché venga fuori una soluzione circa ogni 10 minuti. 10 minuti sono un tempo più che sufficiente a far propagare tutte le transazioni che i soggetti interessati vogliono effettuare da un peer a un altro, e codeste transazioni vengono raccolte da chi ha vinto la lotteria, da chi ha potuto dimostrare di aver risolto questo problema matematico, che sostanzialmente è un problema di hashing. Poi, se volete, possiamo entrare un po' più nel tecnico. E fare lui da portavoce, da testimone del fatto che in questo momento, in questi ultimi 10 minuti, tutte queste transazioni sono arrivate presso il mio nodo e io le sto inserendo nel blocco che mi spetta di diritto d'aver minato. Per tutto questo lavoro che io sto facendo mi prendo un piccolo reward che, diciamo, viene riconosciuto ai miner. Inizialmente era 50 bitcoin per ogni blocco, ogni 4 anni questi 50 diventano la metà, quindi sono diventati 25, diventeranno 12,5 col prossimo halving, eccetera, e così via. In modo tale che viene creata nuova moneta con questo meccanismo del mining e vengono anche messe in ordine tutte le transazioni dei nodi inviate nel network, diciamo, nella rete. Quindi, diciamo, questa cosa risolve due piccioni con una fava, perché la soluzione è altamente improbabile che
se ne trovino due nello stesso istante, quindi anche se vengono trovate due soluzioni, una sarà successiva all'altra, per cui a quel punto ci sarà una conseguenzialità, una sorta di cronologia nell'ordine in cui questi blocchi sono disposti. Nel momento in cui viene trovata una soluzione e inserite le transazioni all'interno della stessa, affinché la prossima soluzione sia valida, dovrà mantenere un hashing della prima soluzione, cioè del blocco precedente. Quindi questo implica che nel momento in cui un blocco viene trovato, tutti i lavori che si stanno facendo in quel momento di hashing e di ricerca della soluzione vengono interrotti e viene ricominciata la computazione per il blocco successivo. E attraverso questo meccanismo, che per quanto possa, dal punto di vista computazionale, sembrare magari un tantino complicato, però in realtà è abbastanza chiaro, cioè si tratta semplicemente di trovare un modo affinché non possa la stessa transazione anche accidentalmente finire contemporaneamente in due tasche diverse, cioè che io spendo i miei soldi e li do prima a una persona e poi un'altra nello stesso momento. Quindi attraverso questo insieme di regole, quindi affinché una transazione sia valida deve essere inserita in un blocco, affinché, oltre che contenere tutte le firme digitali, poi magari entriamo nel dettaglio, affinché un blocco possa essere speso deve essere a sua volta, cioè quindi sia valido, deve contenere a sua volta un hashing del blocco precedente, quindi non posso inventarmi dei blocchi ex novo e considerarli validi. Abbiamo a questo punto risolto un problema importantissimo, cioè la capacità di riuscire a gestire un ledger decentralizzato, quindi un sistema di contabilizzazione economica che funziona tra pari e quindi senza il bisogno di una banca. Cioè, quindi sostanzialmente il Bitcoin nasce con questo proposito. Entriamo nel merito della transazione. Come facciamo a dire io ho un indirizzo, no? Io ho la capacità di ricevere questi soldi e a mia volta di spendere questi soldi? Questa cosa viene fatta attraverso la crittografia. Ogni persona, ogni soggetto che vuole in qualche modo gestire una transazione Bitcoin utilizzerà uno strumento chiamato wallet, che non è altro che un software, un'app, un desktop wallet che permette di generare delle chiavi. Queste chiavi vengono sempre generate in coppia, cioè una chiave pubblica e una chiave privata. La chiave pubblica mi permette di ricevere questi bitcoin, quindi la chiave pubblica diventa il mio indirizzo a cui vengono spediti questi bitcoin. La chiave privata non viene mai rivelata, la chiave privata rimane sempre nascosta, all'interno della mia applicazione, all'interno del mio wallet, e mi serve soltanto per firmare le transazioni in cui voglio spendere questi soldi. Perché il miner, affinché quella transazione me la metta nel blocco e quindi venga poi considerata valida da tutti gli altri nodi, ovviamente verificherà che la firma sia autentica e che corrisponda a quella chiave pubblica. Tutto chiaro? Oh, se volete che rispiego... E viene dopo. Siamo in ritardo? No, è spaventato. È importante capire questi passaggi, perché poi quando entriamo nel merito del discorso della privacy diventa importante conoscere le basi. Sistemi di protezione. Sistemi di protezione, per chi è nuovo nel campo, ne vengono dati di diversi.
Quasi tutti si basano sul cosiddetto cold storage. Cioè, io ho dei bitcoin sul mio desktop, ho dei bitcoin sul mio telefonino, però questi strumenti non sono poi così robusti nel momento in cui qualcuno, un virus, un malware, qualcuno con una backdoor entra nel mio computer e in qualche modo riesce a rubarli. Io, se qualcuno si fa un dump di questo telefono, le 6 cifre numeriche che io uso per sbloccare il mio wallet, voglio dire, le trovo in mezzo secondo. Non stiamo parlando di sistemi, diciamo, di altissima sicurezza. Per cui quello che consiglio sempre, magari gli 80 euro, i 100 euro che vi servono per fare la spesa, per comprare il caffè, teneteli pure sul telefonino, sul computer, tranquillamente. Nel momento in cui dovete avere magari cifre di denaro un po' più importanti, allora è il caso di spostarle in cold storage, cioè su dispositivi che non sono connessi alla rete. In questo caso ci abbiamo degli esempi che possono essere banalmente il trascriversi la chiave privata su un pezzo di ferro, così come un paper wallet. Io consiglio sempre, nel caso si usino paper wallet, di usare una versione che permette di alterare il QR code con una password, in modo tale che chi dovesse accidentalmente trovare o fotocopiare o scattare una foto al mio paper wallet, comunque senza una passphrase che decifra quel QR code, non se ne fa nulla. Cioè, questo è un consiglio molto importante. Il classico hard disk nel cassetto, no? Come quello lì che poi ha fatto il trasloco, ha buttato via tutto e ha perso, quanti erano, 6.000 bitcoin dentro un hard disk. Un Ledger Nano, che è uno strumento che è comodissimo, oppure c'è anche il Trezor. No, stavo cercando, vediamo, forse ce l'ho. Ecco, una cosa così, simile a una chiavetta USB. Questa chiavetta USB, le sue chiavi private non le fa mai uscire. Nel momento in cui io lo connetto, semplicemente utilizzo il device per mandare la transazione, fargliela firmare a lui e tirarla fuori e broadcastarla. Quindi la transazione rimane sempre al di fuori del, diciamo, la chiave privata rimane sempre al di fuori dell'accessibilità. Oppure utilizzare un doppio computer, un doppio sistema. L'altro computer può essere anche un Raspberry, cioè può essere uno Droid, qualcosa anche di piccolo, che lo uso soltanto per firmare le transazioni. Quindi ho una macchina connessa alla rete che aggiorna il Ledger, crea la transazione, la metto su un dispositivo di scambio, che può essere anche una chiavetta, la firmo col dispositivo offline e poi la broadcasto sulla rete attraverso il computer online. Tutti questi strumenti sono importanti perché dal momento in cui io non uso più una banca, non uso più una autorità centrale, non uso più un qualcuno che garantisce i miei interessi, devo essere capace di farlo da solo, quindi richiede una maggiore responsabilità, diciamo, il Bitcoin da parte di chi lo utilizza. Però ci abbiamo un problema. Il problema è che le transazioni che vengono inserite in questi blocchi, che hanno una chiave pubblica, io per esempio ho si chiama UTXO, una disponibilità di denaro, no? Che sta sul mio conto, sul mio indirizzo. Questa disponibilità di denaro io decido di mandarla a lui. Nel momento in cui la mando a lui, creo una transazione in cui dico ok, spendo questa disponibilità di denaro, la firmo con la mia chiave, diciamo, utilizzando la mia chiave privata. Il miner e tutti gli altri nodi verificano che effettivamente la firma è autentica, la transazione è vera, i soldi ci stanno, è tutto a posto, è stata anche inserita nel blocco, ci sono anche un bel numero di conferme perché nel frattempo sono stati creati altri blocchi successivamente, per cui
quella transazione è più che valida. All'interno di questo ledger tutte le transazioni vengono messe in chiaro, cioè viene messo in chiaro sia l'indirizzo dell'emittente, sia quello del destinatario, sia la chiave pubblica di chi sta firmando, e viene messo in chiaro l'importo e eventuale causale, non so, un testo di 80 caratteri che posso a mia discrezione utilizzare per scriverci qualcosa. È tutto in chiaro. Allora, questa cosa può dare qualche problema. Immaginate che io vado in banca e decido di prendermi i soldi perché voglio comprarmi la mia macchina preferita. Loro mi danno questi soldi in un wallet, siccome non entra nel portafoglio, me li danno in un sacchetto e io me ne vado in giro per la città con tutti questi soldi in tasca. Starei al sicuro? La stessa cosa, diciamo, che succede in questo dispositivo qua, perché io qua dentro potrei avere 0 bitcoin, come è il caso specifico, quindi mi raccomando, non mi fate niente, oppure potrei avere 500.000 e andarmene in giro tranquillamente. Qual è il problema? Il problema è che attraverso degli algoritmi di intelligence, quindi con un po' di, ecco, machine learning, quello che c'era prima di me, con un po' di big data, con un po' di magari informazioni che si possono riuscire a recuperare direttamente e indirettamente, beh, io posso riuscire abbastanza facilmente a sapere quanti soldi c'ha qualcuno. Da quelle che sono mie indiscrezioni attraverso fonti, diciamo, che ci lavorano in questa roba qua, io pensavo che inizialmente fossero, diciamo, gli algoritmi attualmente utilizzati intorno al 15-20% di success rate. Qualcuno mi stava sbandierando il 33%. Allora, che significa questo? Significa che una persona su tre in questa stanza, teoricamente, per qualcuno, sta andando in giro con sto sacchetto qua. Ok? Chiaramente questo non è buono. Non è buono non soltanto per... Uno dice, ma sono fatti miei oppure io non c'ho niente da nascondere. Il problema è, sto tranquillo quando torno a casa la sera, se faccio un viaggio, se me ne vado in giro, posso stare realmente sicuro? In alcuni stati il Bitcoin viene considerato la moneta del diavolo, negli Islamic State ti tagliano la testa. Ci stanno altri stati in cui tutte le persone che posseggono le cripto sono sotto costante controllo governativo. Ci sono altri stati in cui le donne non hanno diritto a possedere denaro, non possono aprire conti correnti, eccetera. Che succederebbe se venissero scoperte con grandi quantità di criptovalute nel loro wallet? Non lo sappiamo. Ci sono tanti stati nel Centrafrica che ancora utilizzano il franco francese, cioè una moneta che viene prodotta, cioè quindi non hanno questi stati nemmeno loro stessi libertà finanziaria, cioè interi stati che non hanno libertà finanziaria. Quindi quando noi parliamo di privacy coin ci riferiamo a strumenti di financial freedom, strumenti di libertà finanziaria che permettono a persone, stati, regioni, organizzazioni, facciamo il caso anche di Wikileaks, no? In cui le banche svizzere hanno confiscato in maniera illegittima il denaro, strumenti che permettono a, quindi, persone fisiche e giuridiche di poter gestire liberamente le loro risorse. Due sono le principali tecnologie che oggi lavorano nel campo della rete, diciamo delle blockchain, a livello di privacy. C'è Monero e
ci sono le Zcoin. Zcoin sono tutta una serie di cripto che utilizzano un algoritmo chiamato Zero Knowledge Proof, che tra l'altro è stato inventato da un italiano, Silvio Micali, che è uno dei maggiori scienziati del MIT, espertissimo di crittografia. Come funzionano queste tecnologie? Diciamo che questo qui è un seminario, diciamo, di base che in qualche modo vuole dare un certo tipo di orientamento, però per chi poi desidera approfondire ci sta tantissimo materiale su cui parlare. E basicamente possiamo dire che Monero lavora in maniera utilizzando questa tecnica delle ring signature. Praticamente è come se, ecco, un gruppo di persone, no? Un gruppo di noi che siamo qui in questa sala, mettiamo ognuno dei soldi in un piatto e poi ognuno si riprende quello che gli serve, no? Io voglio fare una transazione a lui vuole fare una transazione a quell'altro vuole fare una transazione a quell'altro, mettiamo tutto insieme e poi ognuno si riprende i suoi saldi e quello che viene fuori è un qualcosa che in qualche modo offusca, cioè non permette di sapere chi ha dato a cosa, no? Quindi c'è un maggiore offuscamento della transazione e tra l'altro l'indirizzo di spending non è mai l'indirizzo in cui si è ricevuto il denaro. Questa cosa è molto interessante perché chi conosce le classi di congruenza? Classi di congruenza. Il modulo, no? Il resto facciamo finta, no? Il resto della divisione. 10 diviso 7 fa resto di 3, no? Così come 24 diviso 7 fa resto di 3, giusto? Per cui se io ricevo sull'indirizzo 10, posso spendere l'indirizzo 24. Chi non ha il numero a disposizione, che è 7, non ha modo di verificare che effettivamente sono la stessa persona. Quindi diciamo che se io ho a disposizione un set di indirizzi che fanno capo alla stessa, diciamo, matrice, in qualche modo posso ancora meglio offuscare le mie transazioni, cioè ciò che io sto ricevendo e spendendo, in qualche modo rompendo la catena rispetto a quella del Bitcoin tradizionale, no? Quella classica, il protocollo standard, che invece ricollega perfettamente tutti i punti. Cioè, se l'indirizzo numero 10 ha ricevuto un euro, un Bitcoin, l'indirizzo numero 10 sarà quello che lo sta spendendo. Quindi diciamo che su Bitcoin è molto più facile individuare i concatenamenti delle transazioni. Banalmente, se un'azienda sta pagando i suoi dipendenti per un intercettatore, diciamo, è molto facile risalire dagli indirizzi di destinazione di 2, 3, 10 dipendenti a campione a risalire qual è la disponibilità economica di quell'azienda, cioè il vault di quell'azienda, no? Per cui, diciamo, attraverso questo sistema diventa molto più complicato riuscire a capire come si stanno generando, come si stanno evolvendo queste catene di transazioni. Le Zcoin utilizzano un sistema chiamato zk-snarks. Zk-snarks è una crittografia più evoluta rispetto a quella di Monero, che utilizza la crittografia omomorfica. La crittografia omomorfica non ha niente a che vedere col gender, diciamo. È una crittografia che qualcuno conosce? Alzate le mani. Ok, uno solo. La posso semplificare in questo modo. Se noi abbiamo un'equazione, per esempio, A più B uguale C, io posso, attraverso una crittografia omomorfica, trovare una trasformazione in cui l'hashing di A più l'hashing di B
è uguale all'hashing di C. Cioè, in questo modo io ottengo sempre un'equazione che il miner può verificare e validare, perché per il miner quell'equazione è valida. Quindi il miner quella transazione la trova valida ai fini della gestione del ledger, no? Io sto spendendo 10 e sto dando 3 euro a lui, 7, vabbè, quelli che sono coin, no? C'ho 10 coin, sto dando 3 coin a lui e 7 a quest'altro indirizzo. Quindi diciamo A più B è uguale a C, l'equazione è valida. Il miner può verificare che l'equazione è valida, però essendo l'hashing di A più l'hashing di B uguale all'hashing di C, lui in realtà non sa quali sono i numeri che ci stanno dietro. Lui sa solo che l'equazione è valida, però non sa di che cosa si sta parlando. Diciamo, questo è diciamo, il principio di omomorfismo. Altra tecnica che utilizza Zero Knowledge Proof è appunto il fatto che io posso dimostrarti di sapere qualcosa senza rivelare quello che so, oppure io posso chiederti, per esempio, come faccio a sapere che tu sai qualcosa, però senza dirlo, perché io posso dire, no? Tu c'hai in mano un 5, no? Non so, un 5 di cuori, non una carta, un 5. Però se io dico tu c'hai in mano un 5, magari, oppure ti chiedo se tu c'hai un 5 e tu mi dici sì, magari qualcun altro può intercettare, può capire questa informazione. Però se io magari ti dimostro di sapere che tu c'hai un 5, magari dicendo lo sai che l'hashing 25, no? Di un X fattore, di questa, le prime due, tre cifre dell'hashing di questo fattore sono esattamente queste tre. E tu mi rispondi sì, allora io no? Ci stiamo trasmettendo questo dato senza lasciare intendere a chiunque altro se effettivamente si tratta di un 5 o si tratta di qualunque altro numero possibile. Chiaramente questa cosa ha una remota probabilità che magari possa collidere con un altro valore e allora magari reitero la domanda facendo, no? Ponendo altre variazioni di funzione, nel momento in cui ho una serie di risposte che coincidono con quelle che mi aspetto, ho la certezza matematica che quell'informazione è tale. Quindi zero knowledge proof, ho la prova anche senza averne la conoscenza di qual è l'informazione che sto cercando. Bitcoin Private è una Z-coin, nasce da un co-fork tra Bitcoin e Zcash, cioè praticamente unisce la tecnologia di ultima generazione del Bitcoin, che è avanzatissima, rispetto a molte altre criptovalute, non dico tutte perché poi ognuna ha le sue peculiarità, per cui magari ognuna è orientata anche a risolvere e gestire problemi diversi rispetto ad altre. Comunque, quindi implementa Segwit, quindi la tecnologia dove le firme sono messe al di fuori, diciamo, della transazione. Questo permette di poter firmare indifferita, magari la stessa transazione senza alterarla. Questa cosa è molto utile diciamo, per tutta una serie di e abilita anche la possibilità di gestire nuovi paradigmi come Lightning Network, Rootstock, eccetera. Poi magari li riprendo un po' più avanti. Comunque, ultima generazione, chiamiamola, diciamo, di gestione del ledger, con in più ultima generazione di privacy conosciuta nell'ambito, diciamo, delle criptomonete. Bitcoin Private è 4 volte più veloce rispetto a Bitcoin perché mina ogni 2 minuti e mezzo, più economico perché il blocco è stato raddoppiato,
Community driven, perché viene gestita da una community di persone, quindi non c'è Vitalik che comanda, oppure un soggetto che è proprietario come Zcash, no? Della governance. Ma la community di sviluppatori che alla fine decide e lavora questa moneta, e quindi è molto più decentralizzata perché utilizza un algoritmo di proof of work che si basa su GPU, quindi ASIC resistant. Parlavamo di Lightning Network. Qualcuno conosce Lightning Network come termine? Ha mai sentito? Ok, Lightning Network è solo due persone hanno alzato. No. Diciamo, Lightning Network è un sistema che permette di gestire off-chain, cioè quindi nel momento in cui io ho una catena di transazioni, i blocchi che facevo vedere prima. Ho la possibilità di aprire un canale. Se per esempio io con lui, ti uso sempre come frequent spender dei miei soldi, no, magari lui è il panettiere sotto casa e quindi io spendo tutti i giorni, compro il latte, compro. Allora apro con lui un canale, quindi apro una transazione, faccio una serie di acquisti, quindi spendo più volte il mio credito con lui, dico segna, e poi alla fine del mese chiudiamolo il saldo, no? Quanto ti avevo dato? Ti avevo dato 100 euro, ne ho spesi 98, mi ridai indietro i 2 euro di resto. Così funziona Lightning Network, cioè Lightning Network permette di aprire dei canali che io tengo aperti per un periodo di tempo anche medio-lungo, e attraverso questi canali posso spendere più volte i miei soldi senza metterli on-chain, cioè senza metterli diciamo sulla blockchain. A lui gli basta avere la transazione che se la mette in tasca a garanzia, che se io faccio il furbo a fine mese e non confermo i 2 euro di resto che lui mi vuole dare, ma io dico no, me ne devi dare 10, e lui dice: sai che c'è? Io ho qua tutto il mio pacchetto di transazioni e lo mando sulla blockchain. Quindi diciamo lui è garantito da un meccanismo trustless. 10 minuti? Ok. E quindi attraverso Lightning Network si possono avere transazioni off-chain che sono a quel punto confermate immediatamente dai soggetti. Se io poi la voglio estendere la cosa, gli dico: senti, io ho con te un canale aperto di 100 coin, però siccome io devo dare a lui dei soldi, che lui ha pure un canale aperto con te, gli dai per favore a lui, ti tieni un satoshi di fee come revenue e mi fai il favore? Sicuramente lui lo fa e sicuramente mi conviene rispetto a metterle on chain, su blockchain, perché richiederebbe un tempo lungo di conferma e magari una fee più alta rispetto a quella che io concordo con lui. No, ogni volta il saldo viene riaggiornato dalle parti e alla fine del periodo in cui chiudiamo il canale, tutte e due firmiamo la transazione di uscita, in cui il resto viene distribuito tra i due ledger, tra i due, diciamo, indirizzi. Se uno dei due rifiuta di firmare per qualunque motivo, o perché scompare, va offline, muore il server, si cancella, muore fisicamente, qualsiasi cosa, l'altro comunque ha un pacchetto di transazioni a garanzia che ha tenuto nel frattempo, che erano rimaste tra le parti, e a quel punto decide di metterle su blockchain. Quindi diciamo lui non perde i suoi soldi, semplicemente spenderà di fee un po' di più rispetto a quella, diciamo, alla fee di chiusura del canale. Prego. Io avrò con lui un canale di 20 bitcoin. Questo canale di 20 bitcoin è un canale che viene in cui ognuno di noi due mette dei soldi su questo. Vengono bloccati in questo canale. Lui mette 0, io metto 20. Poi nel momento in cui io gli do delle transazioni, semplicemente gli sto dicendo: ok, adesso secondo questa transazione me ne ridai indietro solo 19 e tu te ne tieni uno. Cioè, in realtà il
Il pagherò che io gli sto firmando sono in realtà due transazioni, una con cui gli dico che a me me ne aspetta una in meno e una con cui gli dico che a lui ne aspetta una in più, se vogliamo proprio essere precisi. Però diciamo, è la stessa cosa di quando il panettiere firma su un foglio, in questo caso firmiamo entrambi, ognuno sul proprio foglio. Dicevo Atomic Swap perché... non so che è successo. Praticamente con l'Atomic Swap io posso scambiare in maniera peer-to-peer una cripto con un'altra. Posso fare uno smart contract in cui dico che do un bitcoin a te se lui dà 10 litecoin a me. Posso mettere questa transazione in uno smart contract e in questo smart contract gestirlo quindi in maniera trustless senza bisogno di un exchange. Con questo ho finito la presentazione, diciamo non ci sono altre slide, c'è un'unica raccomandazione che volevo fare, è che il miglior modo di proteggervi i vostri bitcoin è comunque non dire a nessuno che avete bitcoin, questo vale per la metà di quelli che hanno detto che avevano bitcoin. Ciao.